buona, però devo pagare. Però, siccome sono 15 anni che già la utilizzo, si fido del mio parere. Dal sapore sembra male molto. Va bene, grazie. Ciao. Fortuna sono una persona che si buca, una persona che la fuma e una persona che la tira. Non posso credere a una sola persona. Io devo portare in minimo 3-4 persone, così sarei sicuro che io mi mettessi tutti quei soldi lì e che questa mi fa lavorare, non è che mi rimane dopo che io non riesco a venderla. Che persone erano? Erano persone italiane. Lo sapeva di questo sindaco, di queste nuove figure nell'illegalità? No, verità, guardi, io di mestiere non faccio il sindaco, ho lavorato molto prima nel sociale e onestamente il fatto che c'erano assaggiatori sì, ma basta anche un po' di letteratura. Però uno spera sempre che i romanzi non diventino realtà. Purtroppo non è così, in romanzo criminale uno dei personaggi faceva questo. Non nella sua città, no? Non nella mia città, questo lo capisco, però se lei mi dice sapeva di questa cosa, sì, la sapevo, perché ho lavorato in questo campo, ho fatto molte esperienze prevalentemente proprio in questo ambito qui, per cui lo sapevo. Io un altro elemento sul quale insisto in questi tempi è il tema della domanda. Noi in questa puntata non l'abbiamo affrontato, ma se posso permettermi, proprio per non scappare dalle responsabilità e non dire di qualcun altro. No, anzi, mi sembra che lei le affronti a viso... Sì. Ritengo che si debba fare così questa attività di sindaco e la faccio in questo modo. Il tema della domanda è importante. Io le ho detto, guardi, nella piazza di Perugia, quella che voi avete fatto vedere, una delle piazze più belle d'Italia, piazza 4 Novembre, la Fontana Maggiore, normalmente, tranne febbraio-marzo, perché Perugia è una delle città, e purtroppo questi giorni lo dimostrano, più fredde d'Italia, ci sono tra i 10-15.000 giovani che si ritrovano. L'ho fatto anch'io, nel periodo universitario, gli studenti, oramai, ahimè, più di 20 anni fa. Lì c'è gran parte di quelli che poi andranno a lavorare, saranno la classe dirigente. Il 10-15% di quei 20.000 giovani che il sabato, il giovedì o il venerdì vanno lì, sono per la nostra città una percentuale enorme. Dobbiamo lavorare lì. È per questo che io sto urlando alla comunità perugina, alle famiglie, alla scuola. A Roma chi è che le ha chiuso la porta in faccia? Ma devo dire la verità. Perché lei dice, io mando le lettere, però io non voglio fare polemica. Mi perdoni, io le dico i sacchi a pelo, era una provocazione la mia. Perché penso che scrivere una lettera al ministro da parte di un sindaco, oggi, con questi cali d'udito della politica nazionale, magari non sempre c'è una risposta pronta. Guardi, lungi da me lo scaricabarile. Certo una cosa, che l'ultimo anno, per me, dello scorso governo, questi primi mesi, sono stati un po' difficili, perché io parlavo di una città che ha problemi, spesso mi si dicono sì è vero la percentuale di Perugia è una percentuale elevata, ma Perugia sta molto meglio che tante altre città. Io ovviamente vedo il mio problema, per me la Pagliuzza diventa una trave perché faccio il sindaco di Perugia, non me la puoi paragonare a metà Italia che l'illegalità in cui l'illegalità dilaga. Una politica distratta la vedo, e un po' anche uno scaricabarile. Guardi, io ieri leggevo sui quotidiani locali il tema del freddo e dunque i senza tetto e quant'altro. Un ministro di questo governo, tra i più capaci che io stimo, ha detto che i comuni debbono fare di più. Quando vedo queste cose, onestamente, nella mia città, anche in questi giorni qui, stiamo intervenendo sui senza tetto, per quei pochi comunque, che ci sono. Però lo scaricabarile, in 3 anni ci sono state 13 manovre che hanno ridotto la spesa sociale nei comuni. Poi non si può dire che se è freddo dobbiamo andare in giro a spalare la neve. Questo è un altro argomento. Non è un altro argomento, perché se io vorrei con lei però domanda, fare un punto. Non è facciamo, un altro argomento. Io nella mia città ho installato più di 50 telecamere. L'ho fatto io. In un solo progetto ho ottenuto un fondo dal governo. Non è altro argomento, non è altra cosa. Io devo occuparmi di Però facciamo un patto. Diciamo che ci diamo un appuntamento. Nel freddo fuori non ci stanno. Ci diamo un appuntamento e vediamo se questo cammino che voi state facendo, chi vi aiuta e chi invece volta le spalle, e soprattutto la comunità come reagisce. Volevo ringraziarla di essere venuto. Grazie a voi, spero di poter ringraziamo tornare... il sindaco di Perugia. Grazie. Grazie.